se ne arrivano 10, credo che 4 o 5 ce ne hanno tutti i problemi di salute. Siamo dietro la stazione centrale di Milano e questo spazio, che normalmente ospita gli immigrati per qualche ora, si è trasformato in un vero e proprio dormitorio. Milano è di nuovo nel caos. Centinaia di immigrati arrivano qui nel nuovo centro aperto dal comune sotto a un ponte della stazione centrale. Doveva servire solo allo smistamento, ma ormai ospita 80 persone che dormono qui. Ecco, qui hanno allestito già una trentina di brandine, nella stanza accanto ne verranno messe altre 50, ma se non basteranno verrà occupata anche l'infermeria e la zona dedicata ai bambini. Non c'è spazio per accogliere, non c'è tempo per identificare le persone, ma solo per dare un tetto a chi rimane e non scappa via. Ieri, la giornata più difficile. Un'emergenza, non riusciamo a controllarla perché adesso arrivano da tutte le parti, per cui le troviamo direttamente in stazione, non sappiamo esattamente quante persone arrivano. Molte delle persone che arrivano qui hanno delle patologie, quindi c'è bisogno di lavarli e per questo motivo verranno riaperte le docce dell'ex barbiere dei ferrotramvieri. I più frequenti sono patologie cutanee, quindi che riguardano le dermatiti e infezioni da stafilococco, qualcuno anche la scabbia. A Milano sembrava tutto risolto, invece è ancora emergenza. Se il Ministro dell'Interno facesse quello che chiediamo, e cioè non inviare a Milano richiedenti, noi avremmo più posto per quelli che arrivano qua autonomamente, non è che ci vuole uno scienziato. Al centro ormai è notte fonda, gli immigrati sanno che hanno poco tempo per trovare un posto per dormire, qualcuno ha paura, non sa dove verrà portato. No, lo veniamo a prendere noi, andiamo a prendere una macchina. Sì, ho capito, lui vuole venire via dopo. Sì, no, non puoi andare tu. È tardi e sotto la stazione si chiudono i cancelli, ma qui continuano ad arrivare persone. Non c'è posto per tutti e qualcuno dorme ancora per strada.